dalle fonti francescane. È degno di perenne memoria e di devota celebrazione quello che San Francesco realizzò 3 anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio, il giorno del Natale del Signore. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al Beato Francesco. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il Beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: «Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara a quanto ti dico. Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello». Appena l'ebbe ascoltato, il fedele Pio Amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati da varie parti. Uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno, secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Il santo è lì estasiato di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucaristia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima. Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali perché era diacono e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte, dolce, limpida e sonora rapisce tutti i desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome Betlemme lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme, oh, Gesù, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha un'ammirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dai fatti perché, per i meriti del santo, il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti che l'avevano dimenticato e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Per avere sentito il racconto che fra Tommaso da Celano fa sull'allestimento del presepio voluto da San Francesco a Greccio, ora impartiamo la benedizione del Signore su questa meravigliosa rappresentazione. Guardate che il presepio non è solo per i bambini, non è roba solo da bambini, ma è una rappresentazione che
deve suonare al nostro cuore come una voce squillante da parte del Signore. Ecco, è una rappresentazione di amore, di povertà, di semplicità di vita, e tutto questo ci deve commuovere, di una commozione che ci porti ad una semplicità di vita, come la vuole appunto e come l'aveva scelta Gesù. Quindi con questi sentimenti impartiamo questa benedizione, non solo a questa rappresentazione, ma anche a tutti i presenti e alle loro famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo, Signore Dio Padre Onnipotente, manda la tua benedizione su questa rappresentazione della nascita del tuo unigenito Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. E fa che tutti quelli che la visiteranno, questa rappresentazione, siano inondati dalla tua luce, dalla tua grazia, e siano preservati da ogni pericolo dell'anima e del corpo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E tanti auguri a tutti. Ringraziamento, come al solito, ormai sono tantissimi anni che lo facciamo, al nostro carissimo Fra Lorenzo, che anche con sacrificio, ecco, tutti gli anni prepara questa rappresentazione, perché c'è sempre da accomodare qualcosa, c'è sempre da rinnovare qualcosa. E Fra Lorenzo, ecco, dedica molto del suo tempo a questo. Quindi anche questa è una forma di apostolato. Le auguriamo che ancora per lunghi anni possa farlo, vero? Sì. È una notte lunga. Ecco, che bello. A tutti voi, cari amici, l'augurio francescano di pace e bene. San Francesco, 3 anni prima della sua morte, volle celebrare presso Greccio il ricordo della Natività di Gesù Bambino, e desiderò farlo con ogni possibile solennità, al fine di eccitare maggiormente la devozione dei fedeli. Si era nel Natale del 1223. Da allora ogni anno il presepio ricorda con accenti toccanti il mistero della nascita del Figlio di Dio. Con grande devozione San Francesco se ne stava davanti al presepio con gli occhi in lacrime e il cuore inondato di gioia. Cari amici, gli stessi sentimenti inondino il vostro cuore dinanzi a questo presepio preparato per voi. E il Dio con noi, questo è il mistero del Natale. Vi accompagni sempre. In quei giorni Cesare Augusto Emanuele Visto che ordinava il censimento di tutto il mondo. Tutti andavano per farsi registrare nella propria città. Così anche Maria e Giuseppe, lasciata Nazaret, si avviarono verso Betlemme, la città di Davide. Nella città, per essi non c'era una casa ospitale, l'albergo è venuto di colestino. Nella gelida notte, e battuti dal vento furioso, affaticati dal tremante cammino, Maria e Giuseppe si allontanano e trovano di tutto un vicino grosso. Qui, nell'arcano silenzio della notte, si compie il mistero atteso da secoli.
c'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo apparve loro e la gloria del Signore li avvolti di luce. E l'angelo disse: non credo, sono qui per dare la buona notizia, una grande felicità per tutto il popolo. Stanotte, nella città di Davide, vedete, è nato il Salvatore, che è il Messia Signore per voi. Troverete un bambino in fasce, adattatevi la mangia tutti, e il Signore, il Salvatore è il mondo. E subito apparve con l'angelo una moltitudine di figli che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nell'alto del cielo e pace in terra agli uomini che egli ama. Thank you.